Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e da Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. E gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a venerdì 29 luglio 2022. Celebriamo, abbiamo appena letto il Vangelo nella Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 11 di San Giovanni, versetti 19-27. Proseguiamo con la meditazione che stiamo facendo del libro La perfezione religiosa alla luce dell'Eucaristia di San Pier Giuliano Emard. Oggi iniziamo una nuova meditazione su un aspetto molto importante della vita cristiana. Questa meditazione sarà sulla semplicità. Tutti diciamo che la semplicità è una cosa molto bella, che è bello avere a che fare con una persona semplice, ma non so se poi tutti sappiamo dire che cos'è la semplicità, in cosa consiste la semplicità, come si fa ad essere semplici. Ecco, e quali sono gli effetti della semplicità? Ecco, San Pier Giuliano Emard ci spiegherà tutto questo. Scrive: il giusto cammina con semplicità e l'empio con frode. Vi consiglio molto di fare della semplicità la forma e il fondo della vostra vita. La semplicità è la forma dell'umiltà e la sua veste. Essa è quella povertà di spirito beatificata dal Divino Maestro. Quindi quando Gesù dice beati i poveri in spirito, sta parlando dei semplici. Questi sono i beati, i poveri in spirito. Se vi siete dati totalmente al nostro Signore per non avere più una vita vostra, voi dovete essere semplici come il fanciullino che si porta in braccio, che si conduce per mano, che non fa niente se non per mezzo della madre. Nostro Signore sarà la vostra saggezza e la vostra prudenza. Ecco, cominciamo già a vedere in che cosa consiste la semplicità. La semplicità è nel non fare nulla se non per mezzo di Gesù. Primo punto della semplicità. Il semplice, tutto quello che fa, lo fa attraverso Gesù. Gesù diventa la sua saggezza e la sua prudenza. Cioè Gesù diventa il principio del suo sapere e del suo vivere. Un carattere della santità è la semplicità. Uno dei segni principali della decadenza spirituale di una
una persona, ovviamente, è la doppiezza. Quindi quando noi, se e quando noi scopriamo nella nostra vita la doppiezza, l'essere doppio, che vuol dire essere falsi, ecco, questo è il segno della nostra decadenza spirituale. Quando noi scopriamo la semplicità con quella prima caratteristica che abbiamo visto poc'anzi, questo è il segno, è uno dei segni della santità. Per santificarci ed essere felici nella vita di preghiera e di regola che abbiamo abbracciata, bisogna essere semplici. Da prima con Dio. Chi cammina con semplicità cammina con fiducia, dice lo Spirito Santo, Proverbi 10:9. La semplicità con Dio è appunto la fiducia. Ecco, sentiamo bene, eh? La semplicità con Dio è appunto la fiducia con cui un'anima si mette nelle mani di Dio, perché conosce la sua bontà. Essa si abbandona a tutte le sue disposizioni e non si inquieta per nulla di quel che le potrà accadere. Essa non vede che la volontà di Dio nelle persone, negli avvenimenti più disparati, e quest'unità di vista è già per lei una grande santità, poiché le fa vedere tutto di un solo colpo d'occhio, e così più di nulla rimane sorpresa. Quindi, innanzitutto siamo chiamati ad essere semplici con Dio. E la semplicità con Dio, che cos'è? È la fiducia che abbiamo appena visto poc'anzi. È il mettersi e l'abbandonarsi nelle mani di Dio totalmente, perché sappiamo che Dio è buono. E abbandonarsi a tutte le sue disposizioni, e non inquietarsi per qualsiasi cosa dovesse accadere. E il semplice vede in tutto, in ogni più piccola cosa della sua vita, la volontà di Dio. Potremmo dire, dice San Pier Giuliano Emard, che il semplice ha un'unità di vista, lui dice, cioè vede tutto quello che accade in un solo colpo d'occhio. Capite unità di vista cosa vuol dire? Cioè non ha una vista frammentata, vede tutto nell'insieme. Quale insieme? Tutto sotto la grande legge della volontà di Dio. Quando, prosegue, quando un'anima si turba e si scoraggia, non è più semplice. Ha guardato i suoi piedi invece di tenere lo sguardo sempre al di sopra della sua testa. Bisogna essere come il bambino semplice e candido, che nulla nasconde, fa tutto quel che la madre vuole, senza cercare se sia buono o cattivo, ma solamente perché sua madre lo vuole. Quando si ha questa semplicità, tutto sembra possibile, nulla costa, basta che Dio lo voglia. Altro aspetto, tutte le volte che noi ci turbiamo, tutte le volte che noi ci scoraggiamo, tutte le volte che noi ci angosciamo, noi non siamo semplici. Di fatto non capita molto spesso di confessare la mancanza di semplicità. Non è che lo confessiamo così di frequente. E perché uno si scoraggia e si turba? Perché ha guardato i suoi piedi invece di guardare le stelle, come vi dicevo poco tempo fa. Quando noi smettiamo di guardare le stelle,
quando noi smettiamo di guardare il cielo e guardiamo i piedi. E allora ci angosciamo, ci turbiamo. Quando noi ci nascondiamo noi non siamo semplici. Tutte le volte che noi cerchiamo il nascondimento davanti a Dio, davanti a chi ci ama, noi non siamo semplici. Quando noi vogliamo capire prima quella cosa è buona o cattiva, io devo capire, io devo sapere. Quella cosa ma è giusta o sbagliata, ma secondo me è meglio farlo in un altro modo. Secondo me questo modo non è giusto, non è prudente, non va bene. Noi non siamo semplici, perché il semplice, dice San Pier Giuliano Emard, come il bambino fa quello che la madre vuole, perché lo vuole la madre. Il bambino non si pone la domanda, questo è giusto o sbagliato. Se me lo dice la mia mamma, io lo faccio perché lo dice la mia mamma. E siccome so che la mia mamma non può volere il male per me, io mi fido. Non ho bisogno neanche di pensarci. Questa è la fede dei semplici, non quelle illusioni di cui noi siamo tanto pieni. Noi crediamo di essere semplici, crediamo di avere fede, ma purtroppo non è proprio così sicuro che abbiamo questa fede. E queste brevi, già poche parole che abbiamo ascoltato ci fanno capire come in realtà avere fede, cioè affidarsi veramente a Dio, fidarsi veramente di Dio, quindi essere semplici, vedete che non è proprio una cosa così facile. Ecco, adesso stavo pensando, perché adesso lui inizia. Guardate, oggi mi fermo qui. So che è breve come meditazione, ma non voglio iniziare questo altro aspetto grande della semplicità, perché lo vorrei fare poi tutto, se riuscirò, tutto insieme, perché è molto denso, è molto denso, molto critico anche. Vedrete che quello che vi leggerò ci metterà tutti in grande discussione, farà venire i sudori freddi, perché San Pier Giuliano Emard, parlando della semplicità, ci farà vedere proprio nel fondo del nostro cuore. E sarà questo secondo grande aspetto che affronteremo. Ma ve ne parlerò domani. Intanto cominciamo a riflettere oggi su questo grande valore della semplicità e prepariamo il cuore per le parole che ascolteremo domani, che saranno veramente delle parole, che sarà un intervento chirurgico molto delicato, e dobbiamo invocare lo Spirito Santo che prepari il nostro cuore e la nostra mente a saper comprendere bene e ad essere disponibili a farci cambiare e a mettere in discussione tutta la nostra vita, grazie a queste riflessioni che ascolteremo di San Pier Giuliano Emard. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.